Allora io appunto non so, forse mi ripeterò perché sono purtroppo arrivata tardi. Quello che intanto mi presento, come ha detto Montanaro, sono Irene Di Girolamo, biologa, e sto curando adesso la parte tecnico-scientifica della strategia marina dopo aver curato per oltre 10 anni, coordinato il programma nazionale di monitoraggio del Ministero dell'Ambiente. Noi appunto tutto il quadro l'avete già avuto. Quello che vorrei illustrarvi qui oggi è un percorso che abbiamo fatto, che secondo il mio modesto parere è stato un percorso straordinario, perché è stato un percorso molto condiviso e soprattutto incredibilmente condiviso per quelle che sono le abitudini del nostro paese, che purtroppo, in cui purtroppo la comunità scientifica, la comunità degli enti locali e quella degli enti tecnici nazionali riesce non sempre a colloquiare e a parlare con la sincerità e la trasparenza necessarie. In questo caso secondo me ci siamo riusciti e vorrei raccontarvi come. Allora, intanto i programmi di monitoraggio sono previsti dall'articolo 11 della strategia marina e sono ovviamente dei programmi che vengono a valle della valutazione iniziale, che ci deve dire dove sono essenzialmente i buchi conoscitivi, ci ha detto dove sono i buchi conoscitivi, e ci ha dato sempre l'articolo 11 una serie di caratteristiche che questi programmi di monitoraggio dovrebbero avere. Noi avevamo nel dicembre 2011 stabilito una convenzione con ISPRA, proprio perché ISPRA ci affiancasse nell'attuazione della strategia marina e ci desse il supporto. Tra i compiti di ISPRA era anche quello di definire, dopo l'articolazione la definizione della valutazione iniziale, un'articolazione di massima dei programmi di monitoraggio, un'architettura. ISPRA aveva pensato, io credo giustamente, di articolare i programmi di monitoraggio in piattaforme perché potesse essere garantita la sinergia delle azioni che venivano fatte sul campo. Sinergizzare vuol dire risparmiare soldi essenzialmente, cioè trovare tutte quelle attività che potevano essere svolte contemporaneamente da un'imbarcazione o da un'uscita di campionamento, in modo di intanto garantire che i dati che uscivano fuori fossero dati confrontabili e poi garantire il risparmio economico, che in questo periodo ovviamente non è un argomento secondario. ISPRA aveva ipotizzato di articolare quindi il programma di monitoraggio in 7 piattaforme operative, che sono quelle che qui ho riportato, sono i vari descrittori della strategia marina, che vedete sono appunto articolati nelle piattaforme, in cui ciascuna piattaforma ha un descrittore che va a studiare in modo specifico e altri descrittori a contorno che comunque possono essere coperte dalle attività svolte e ipotizzate da quella piattaforma. C'erano poi delle attività minori rimaste fuori che abbiamo comunque diviso fra le diverse 7 piattaforme. Il Ministero dell'Ambiente ha preso questo documento dell'ISPRA, l'ha discusso all'interno del Comitato Tecnico, che non so se avete già menzionato, detto. Sì. Che cos'è? Comunque è una mega struttura in cui ci stanno tutti gli enti che hanno competenza sul mare, tutte le regioni, tutte le amministrazioni centrali che hanno competenza. Abbiamo discusso di questa articolazione, l'abbiamo approvata e abbiamo il Comitato Tecnico ha indicato di stabilire e fissare 7 gruppi di lavoro, uno per ciascuna piattaforma, che dovessero studiare come operare per arrivare a definire le informazioni che ci servivano, che erano definite dalla piattaforma. Il Comitato Tecnico poi ha preso anche un'altra decisione, cioè di definire
di istituire un ottavo gruppo, che non è come l'ottavo nano, è un ottavo gruppo di lavoro, che serviva a coordinare tutti gli altri gruppi, in modo di articolare le attività, evitare che ci fossero sovrapposizioni e invece garantire le sinergie e garantire la governance di tutte le attività. Noi abbiamo, per questo dicevo, è stato un lavoro straordinario di sinergia, perché abbiamo definito i criteri con cui scegliere i rappresentanti nei gruppi di lavoro e abbiamo definito che in ciascuno gruppo ci dovesse essere un rappresentante del Ministero e poi un rappresentante di ciascuno dei suoi, quelli che noi chiamiamo i bracci operativi, cioè l'ISPRA e il reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto. Poi abbiamo definito che ci fosse un rappresentante delle ARPA di ciascuna delle sottoregioni, quindi in ogni gruppo di lavoro c'erano tre rappresentanti delle ARPA, un rappresentante del CNR, un rappresentante del CONISMA, che è il consorzio tra le università con facoltà di mare, facoltà attinenti di ambiente marino, e un rappresentante a scelta tra indicato dalle amministrazioni centrali competenti a secondo dell'argomento che si trattava, quindi poteva essere un rappresentante indicato dal Ministero delle Politiche Agricole o dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Enea e così via. Vi ho riportato, perché mi sembra utile, l'articolazione di questi gruppi di lavoro. Quindi queste sono le oltre 60 persone che ci hanno dato direttamente supporto e collaborazione. Quello che vorrei specificare mentre scorro queste piattaforme in cui abbiamo indicato il capofila, anche qui il capofila era indicato come, diciamo, l'entità che aveva più competenza o più esperienza su quel determinato argomento. Mentre scorrono, volevo rappresentare che è stato ben definito da tutti noi all'interno dei gruppi che ciascuno di questi rappresentanti non rappresentava se stesso, né rappresentava solamente il proprio ente o istituzione di ricerca, rappresentava una filiera tecnica o istituzionale che stava sotto di loro. Quindi ciascuna ARPA non rappresentava l'ARPA, non so, della Sicilia, ma rappresentava tutte le ARPA della sottoregione del Mediterraneo meridionale. Il rappresentante del CNR, sto andando a fare degli esempi, il rappresentante del CNR non rappresentava se stesso né il proprio istituto, ma rappresentava tutti gli istituti del CNR che hanno lavorato in sottogruppi finalizzati a coordinarsi e a definire una posizione comune sui singoli aspetti. E la stessa cosa è successa per il CONISMA, per gli zooprofilattici, cioè quelli che vedete elencati qua sono semplicemente dei portavoce di un sistema molto più ampio che ha lavorato e definito tutto il sistema del monitoraggio marino che abbiamo messo a punto. Ora, il gruppo di lavoro 8 invece, che era appunto il gruppo di lavoro che doveva coordinare tutte le attività, era un gruppo più istituzionale, in cui infatti il capofila era del Ministero, anzi erano il Ministero, perché eravamo sia io che Montanaro capofila, e poi diciamo era rappresentati non più le ARPA ma le regioni, proprio perché era un gruppo che doveva fare il coordinamento. E questa è la rappresentanza, i rappresentanti nell'ultimo gruppo. Quelle che sono state i programmi di monitoraggio, i 7 programmi di monitoraggio usciti dall'attività dei 7 gruppi di lavoro, io non ve li racconto perché stanno tutti sul portale e potete andarli a leggere lì, anche così si viene compilato il questionario da più persone. E quello che il lavoro successivo, ecco questa, quello che appunto 7 piattaforme operative definite dai 7 gruppi di lavoro, e poi la piattaforma 8 ha fatto
il collage di tutto. Il collage di tutto l'abbiamo fatto e lo stiamo continuando a fare essenzialmente levando dai tutte le attività proposte dai gruppi di lavoro le attività che sono già previste da altre normative, già in essere ai sensi di altre normative. Perché? Sia perché ce lo impone la norma, la direttiva stessa ci impone di fare solamente con i programmi di monitoraggio delle attività integrative a quelle già in essere, sia perché, tornando al discorso delle sinergie e del risparmio della spesa pubblica, è ovvio che questa è la scelta che va fatta, cioè la scelta di andare a indagare in modo specifico e diretto solamente ambiti che non sono indagati in altre attività. Per cui questo è quello che stiamo tirando fuori e stiamo asciugando piano piano tutte le attività previste, che sono quelle che sono in consultazione. Le attività in consultazione delineano il programma nazionale di cui questo Paese si vuole dotare, il programma di monitoraggio di cui il Paese si vuole dotare. Nel futuro di tutte queste attività andremo a scegliere e svolgere specificatamente con degli accordi che il Ministero sta per fare con enti di ricerca, regioni, amministrazioni centrali, per attività di indagine specifiche su settori che non sono già coperti, in modo da andare a sanare tutti i gap informativi che sono stati evidenziati dalla valutazione iniziale e dal lavoro importante, capillare, fatto nei gruppi di lavoro. E dalla ricognizione fatta finora, praticamente ormai completa, le attività che non sono in nessun modo coperte da altre normative attualmente, quindi non vengono in nessun modo svolte, sono per l'ambito costiero tutto quello che riguarda i rifiuti in spiaggia, i rifiuti in colonna d'acqua, le indagini sullo zooplancton, indagini su alcune comunità bentoniche del fondo non coperte dalle direttive del MIPAF, e alcune indagini di contaminazione dei sedimenti e dei prodotti della pesca. Per il largo, siccome, come sapete, gran parte del monitoraggio e delle controlli che vengono fatti in Italia vengono fatti ai sensi della direttiva 2060 sull'ambito costiero, è logico che l'ambito costiero è quello più indagato. Sul largo, quindi oltre il miglio nautico dalla linea di base, sul largo noi abbiamo molte più carenze, perché abbiamo informazioni spot che non sono state, in alcuni casi non coprono l'intero livello nazionale, e quindi, come vedete, sulla parte largo avremo più attività da andare a coprire e a mettere in campo per i prossimi anni. Io mi fermo, queste sono le prossime fasi che sicuramente ha già illustrato Montanaro, quindi alla chiusura della consultazione che è partita. Dobbiamo elaborare in modo definitivo il programma nazionale di monitoraggio prendendo le osservazioni che ci vengono fatte, passare alla conferenza Stato-Regioni, predisporre i protocolli operativi e fare gli vari accordi e contratti per garantire l'attuazione delle attività operative definite. E questo direi che è tutto. Queste sono in perfetto orario. Sì, queste sono le lavate, tanto stanno tutte sul sito. Ok.